Bentornati ragazzi, io sono Leo e oggi continuiamo con il settimo episodio di Mutant. Allora, ci eravamo lasciati con l'intento di trovare Ammon. Io ho già esplorato e combattuto tutti quanti i nemici delle altre zone, tranne alcuni di livello 45 che mi sembrano un po' eccessivi da sconfiggere ora. Quindi proviamo a cercare Ammon. Ok, teoricamente dobbiamo entrare in questa galleria. Campi metallici. I rottami ci sono sempre. Qui c'era un fuoco. È passato il nostro Will per caso? Medbot è qui da solo. Polisbot. Come funzioni? Beh, io intanto faccio l'impeto su di no. Possiamo utilizzare anche le armi più potenti perché non vedo altri nemici. E Bormin finisce. Ci hanno sentito. Io posso andare qui a nascondermi. Brava Selma. Malandrino. Ok, qui sono tutti robot. Cosa strana, parecchio strana. E tendono a mettersi tutti quanti in fuoco di copertura. Oh! Vabbè. Inizia a preoccuparmi questa situazione. Non si muovono, non fanno nulla. Però io sto al loro gioco e faccio così. Perché se per caso qualcuno viene qui, Overwatch. lo rompiamo. No, dai. Ok, ottimo. Ottimo perché adesso questa gente qui può fare una brutta fine. Perfetto. E Bormin potrebbe occuparsi di prendere l'altro, che non ha probabilità di colpire. Quindi io mi metto qui dietro e faccio fuoco di copertura. Vieni, vieni. Madonna, Dax prende da lontanissimo. Eserba un po' di meno e Bormin lo rompe. No, Bormin oggi è già due lisci. Beh, adesso li prende, eh. Va bene. Oggi Bormin non vuole. Aspettate, aspettate, c'è qualcosa che non quadra in quel cristiano lì davanti. Ora ci andiamo, recupero qualcosa e andiamo. Qui davanti si va verso Ammon, teoricamente. Allora, ce ne manca qualcuno qui davanti. In tutto ne vedo tre ancora. No, quattro. Ok, quattro nemici, ma qui davanti, vicino al fuoco, c'è qualcuno. Andiamo a vedere chi è. Look, holy shit, that's a mutant like us. Never seen her before. Machines surrounding her. She needs help. We haven't done our good deed for the day yet, so. Prima la cassa. Let's see if we got something useful. Armatura della Polis. Più 4 gittata. Ok, ho messo l'armatura nuova a Dax. Thanks for the help. Not that I needed help, I was just getting my second wind, you know, but I admire your fighting skills. You need skills like that in the zone, especially against air control machines that want to quarantine you. Whatever that means. Hey, we're some straight up machine killing freaks. That's how we roll. What's your name, lady? The name's Pharaoh.
Don't ask me where I got it from. I don't quite know, really. I was raised in a settlement. Thought it was the only settlement left on the whole wide world. But meeting you lot makes me feel a bit more, well, hopeful. Who are you? What are you doing out here? We're stalkers from the Ark. We're headed south to rescue our friend from some lunatics called the Nova Sect. Heard of them? You're asking me if I've heard of the Nova Sect? Mate, the Nova Sect butchered my bleeding settlement. They put their mind-controlled junk into the rest and led them away like cattle. I'm the only one that got away. So yeah, I know the Nova Sect. I'm hunting them. I'm gonna make them pay. You'd be the perfect addition to our crew. If you help us save our friend, we'll help you take down the Nova Sect. Wow! Abbiamo una nuova amica che andiamo a vedere subito. Squadra. Farro, salute 8. Ha la stessa salute di Bormin. Ok, movimento 12. Armatura 0 e lancio 10. Non è cattiveria Selma, ma come faccio a non provare quella fantastica volpetta? 27 punti disponibili. Spezza circuito. Disattiva un nemico meccanico per un turno. Ok. Oppure spostati furtivamente da una posizione coperta all'altra. Beh, questa è comoda. Poi, assassino silente raddoppia probabilità di colpi critici quando spari da una postazione nascosta. Voglio questo. Siamo arrivati al livello 31. Lei fa più danni se sta nascosta. Il fatto è che non può stare nascosta se attacca con un fucile a pompa, perché comunque deve stare vicina ai nemici. Ok, allora quindi noi abbiamo Dax che è il cecchino e fa bei danni da lontano e ormai inizia a vederci meglio. Bormin che ha tanta vita e ha un fucile a pompa fortissimo. E poi c'è lei con il fucile semiautomatico. Farà teoricamente tanto casino, però anche bei danni, spero almeno. Poi la seconda arma purtroppo ancora non l'abbiamo per lei. So che è abbastanza brutto quest'elmo, ma potrebbe tornarci utile. Sembra tutto. Ha parecchia salute anche lei, eh. Abbiamo la nostra squadra di animaletti. Dov'è, dov'è? La voglio vedere. Break up. È carinissima. Allora, adesso raccogli il biglietto. Gli esemplari giovani si sviluppano più rapidamente del previsto. Durante il tragitto per raggiungere la struttura, abbiamo incontrato una squadra di agenti ribelli che hanno iniziato a spararci contro, ma gli esemplari li hanno affrontati senza problemi. Le giovani creature hanno superato ogni aspettativa. Se solo chi ha il comando centrale non fosse così chiuso di mente, la Terra sarebbe di nuovo nostra. Qui è un dottore che sta parlando di creature. Forse inizio a farmi un'idea di quello che sta succedendo. Chissà, chissà. Si fermi, Polisbot. No! You cannot escape the... Adesso dobbiamo affrontarli tutti. Però fortunatamente prima ne avevamo uccisi abbastanza. Comply. 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 Allora, siamo nella posizione peggiore del mondo. Poi invece Lei. No, qui abbiamo tutti quanti la linea di tiro assente, quindi dobbiamo uscire per forza. Dax, lo lascio proprio qui. A cecchinare un po' tutti. Oh, ma questi? Vabbè. Vai, Dax. Now it's getting fun. Come lo prendo quello adesso? Ok, fuoco di copertura. Ricarico con Dax.
Bormin deve avanzare per forza. Oh! In tutto ciò, Dax... Oh oh. Allora. Forse conviene uccidere prima questo. Give up now and I'll go easy on ya. Madonna, 9 danni. Intanto lo avvicino. Poi una volta qui. No, non posso fare altro, quindi esco fuori e mi metto qui dietro. Con Bormin faccio l'impeto suino. Ottimo, ottimo. No, no, questo chi l'aveva visto? Allora, uccidiamo questo. Forse mi conviene iniziare a sparare a lui. E Dax finisce questo. Farro fa malissimo. È fantastica. Vai vai, colpisci Bormin che è una... No, chi è? No. Ma quanti sono? Ma raga, iniziano a essere troppi. Iniziano a essere davvero troppi. 8 danni. Che ancora non è morto però. Bormin lo avvicino un pochetto. Qui. Oh, che cosa, che cosa? Se io lancio gli MP qui, colpisco tutti e due, fantastico. Ma sì. E iniziamo a sfondarli tutti quanti. Yeah, I did that. What do you think about that, huh? You don't know who you're messing with. Fa tutti i colpi critici, li riesce a fare tutti, è fantastica farlo. E se chiedo a Dax di volare qui su? Oh! E può colpire mentre vola. Madonna che bello. Fai spaccacranio a questo qua sotto. L'ho rotto. Bravissimo Dax. Allora, Bormin si occuperà di lui. Con un paio di turni dovrebbe riuscire ad ucciderlo. Farro, farro, farro. Deve andare a prendere lo stronzetto. Quindi andiamo qui. Dimmi che ce la fai a prenderlo. No, l'altro. Ok. La liscia, ok, il primo liscio di farro. Ma non è, non è grave, non è grave. Probabilmente liscerà. Oh oh oh. Avevamo il 50-50 di colpirlo. E ce l'ha fatta. No. Sì, sì, sì. Ok. I'm the hero, you're the zero. Stiamo al 33. Probabilmente nel prossimo video riusciremo anche ad andare ad uccidere i livelli 45 che dicevo prima. Oh, ok, la prossima volta che andiamo all'arca mi devo ricordare di comprare qualche bombetta. Perché stiamo rimanendo senza. Comunque Dax che riesce a volare è fantastico. Allora, la zona è bella ripulita. Oh, il cavolo è bello ripulito. Proviamo a fargli male e basta. Oh, ma la sua abilità è fantastica.
Cioè io potrei andare qui. E una volta qui iniziare a sparare a questo. I am the beautiful weapon. That's from me. Ora con Dax preferirei mettermi qui dietro e colpire lui. That had to hurt. Questo perché il nostro caro Bormin sta per placcare questo fantastico ambrogio. Poi dobbiamo liberare Bormin. E per liberare Bormin devo colpire lui. Ah no, no, non lo libero così. Ok, Bormin sta perdendo. Bastardo. Mo devi morire. Ma dai, Dax. Comply. 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 Questo dannato. That's right. Have been deemed hazardous. Adesso se la prende con Dax. No. Questo se ne va via. 1033 requesting emergency assistance. L'ha lisciato. Cucù. Ah, allora la senti. No, è caduto Dax. Doveva scendere. Comply. 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 Vado qui e provo a colpirlo. Ho il 25% di probabilità di lisciarlo. L'abbiamo preso in pieno quel 25%. Lo devi prendere nell'occhio. Nell'occhio. Una vocina. Devo salire per forza su per prendere il sacchettino. Ora la zona dovrebbe essere davvero davvero pulita. E lì, lì vedo qualcosa di speciale. Come ci entro? Oh, prima c'è qualcosa qui. Portami. Di nulla. Dai che voglio entrare, come faccio a entrare lì? Devo passare di qua, penso di sì. Quarantined passengers must disembark immediately. Che cosa c'è? Che cosa c'è? È un kit medico! Ma aspettavo di meglio, però. Mica gli dico di no. Ma questo. See those ruins over there? That's the Forbidden City. I don't know why they call it the Forbidden City. I've been scared to go near it. Ok ragazzuoli. Il video di oggi finisce qui. Abbiamo trovato Farrow, che si è dimostrata molto molto forte. Fa dei colpi critici fantastici. Con la sua arma spacca. E nulla. Nel prossimo video. Li odio. Tididu. Nel prossimo video andremo a cercare Ammon ufficialmente. Però magari esploreremo ancora un po'. Alla prossima!